Live Social. Eccoci tornati radioascoltatori di Live Social qui sulle frequenze di Radio Roma Capitale. Bentornati, bentrovati a chi ci guarda e chi ci ascolta. Oggi siamo in compagnia di Francesco Bao e parliamo di un prodotto davvero particolare, ossia il design dedicato alle poltrone, divani Chesterfield. Abbiamo l'esperto che ci illustrerà un po' tutto quello che sono gli elementi fondamentali per riconoscere questo stile. Ciao Francesco, bentrovato. Ciao. Allora, è un emporio collocato, ubicato a Latina. Esatto. Volevamo partire proprio dalla geolocalizzazione, sì, no? Di questo emporio Chesterfield. Come ci è finito un emporio con un design così particolare, così di nicchia, no? Che è un design inglese, lì a Latina? Ma diciamo che noi abbiamo sposato da sempre il discorso dell'e-commerce, quindi noi abbiamo un sito e-commerce che è appunto emporiochesterfield.it, lavoriamo in tutta Italia, però soprattutto i nostri clienti romani o della provincia di Latina ci hanno sempre chiesto uno showroom. Avevamo un vecchio casale agropontino in campagna che non utilizzavamo e quindi abbiamo deciso di trasformarlo in showroom, quindi diciamo è stata una casualità che però poi ha riscosso successo, perché comunque ci ritroviamo anche quindi in una location particolare, esatto, mi sembra di capire, no? Sì. Ecco. E cosa troviamo? Cioè, aiutiamo i nostri radioascoltatori anche a conoscere meglio quello che è lo stile Chesterfield, perché è, come dicevi tu, un prodotto di nicchia per intenditori, ma anche per chi ama il bello, per chi ama il design. Che cos'è? Qual è lo stile Chesterfield? Ma diciamo che il divano Chesterfield è un divano molto imitato, no? E quindi sia in Italia che in molti altri paesi europei e del mondo un po' tutti imitano il divano Chesterfield, proprio perché è un divano sì di nicchia ma comunque abbastanza ricercato. Noi da sempre abbiamo sposato l'originalità del prodotto e quindi abbiamo deciso di importare gli originali Chesterfield inglesi, perché ricordiamo che il Chesterfield inglese appunto nasce in Inghilterra, no? Ecco, non a caso insomma, esatto, il nome non a caso ha dei segni di, diciamo, di riconoscimento ben precisi, no? Uno su tutti è la certificazione cucita a bordo, no? Ecco, questo è già un elemento importante, esatto, che stai definendo. Esatto, le colorazioni che sono proprio classiche, diciamo, dello stile Chesterfield inglese, quindi questi colori stonalizzati, questo rosso sangue di bue stonalizzato, certo, al nero, il verde inglese, il testa di moro, no? Che ricordano poi molto quella che è la cultura inglese, quindi dei club, della conversazione, del sigaro e brandy. Esatto, quindi questi colori anche un po' caldi, quindi pantoni, esatto, ben precisi, sì, che vanno poi a sposare lo stile Chesterfield, certo, no? Come sei diventato intenditore di questo stile? Ma diciamo io ho iniziato a importare antiquariato dall'Inghilterra che avevo poco più di 20 anni, avevo 22 anni e quindi ho sempre... Giovane per essere attirato da questo settore, sì, no? Sì, esatto, e è stata sempre una mia passione tutto ciò che arrivava dall'Inghilterra. Il vintage, l'antiquariato. A un certo punto però l'antiquariato ha avuto, diciamo, un declino, no? Cioè, c'è stata davvero poca richiesta e quindi la mia passione è sempre stata quella dei divani Chesterfield. Un po' per gioco con mia moglie Paola abbiamo deciso di aprire questa attività e da una scommessa ne è venuta fuori davvero un'attività. Bene, è anche una passione, da lì insomma, sì, no? È un cerchio, sì, che si chiude, esatto, comunque inevitabilmente. Esatto, avete dei fornitori di fiducia, sì, suppongo? Sì, assolutamente. Vai anche, sì, tu sul luogo a volte a vedere? Beh, ultimamente con il Covid sicuramente... A parte questa parentesi storica. Esatto, però sì, abbiamo fornitori storici, diciamo che noi siamo degli abitué dell'Inghilterra, è da 20 anni appunto che andiamo in Inghilterra per acquistare i prodotti, ormai abbiamo dei fornitori storici con i quali non c'è nemmeno più bisogno di andare in loco sul posto a scegliere i prodotti, certo, abbiamo dei contatti ormai e dei rapporti consolidati.
È il prodotto esclusivo e unico che troviamo all'interno del vostro emporio, oppure ci sono poi elementi che vanno a completare un po' quello che è lo stile inglese? Allora, diciamo che noi, lavorando per l'80% con i privati, diciamo che il nostro core business sono appunto i divani e le poltrone Chesterfield inglesi. Certo. Però lavorando anche con ristoranti, locali notturni, barbershop, quindi facciamo allestimenti molte volte di attività, abbiamo anche comunque dei mobili, ma più che dei mobili, dell'oggettistica vintage, sempre rigorosamente British. Però insomma sì, assolutamente sì, entrando nel nostro showroom si sente proprio l'odore del cuoio, della pelle lavorata a mano, insomma sì. Facci sì. Fare un virtual radio tour, dai, all'interno dello showroom, poi vi veniamo a trovare a Latina, insomma, non è che non veniamo a Borgo Podgora. Esatto. Ma forse la cosa più simpatica è raccontare il volto dei nostri nuovi clienti, no? Chi non okay. ci conosce per la prima volta arriva in questa ridente località dell'Agropontino che è Borgo Pozzola. No, Francesco non è sarcastico in questo momento. Però insomma, no? La curiosità poi ti spinge. Esatto, sì. E quindi i clienti arrivano magari molte volte con un po' di riserva, no? Certo. Su questo emporio, in questa piccola frazione. In realtà poi quando entrano cambiano completamente atteggiamento e quindi capiscono di essere arrivati non nel classico negozio di divani, ma... Puoi dirlo? No, assolutamente, questo ne siamo davvero fieri, ma appunto all'interno di un emporio dove si respira proprio la cultura inglese. Noi cerchiamo di trasmettere proprio questo, cioè certo. Da noi non viene, io dico sempre, da noi non viene la signora Maria ad acquistare il divano, ma viene la signora Maria, perché la signora Maria è un cliente di tutto rispetto, ad acquistare un divano Chesterfield inglese. Quindi cerchiamo appunto di trasmettere quella che è la cultura British, cultura, esatto, certo. E molte volte i clienti cercano proprio questo, no? Vi chiedono in qualche modo anche un consiglio, perché magari io arrivo, già sono piena di riserve, poi scopro un mondo meraviglioso di quello che è il divano, la poltrona Chesterfield, uno stile comunque che richiama una cultura, lo voglio collocare all'interno della mia casa, dove magari non c'è neanche uno stile che sposa il Chesterfield, però... Ti chiedo un consiglio. Ma diciamo dispensi che, anche questo? Sì, assolutamente sì. Allora, diciamo che non sono l'unico attore di questa attività, anzi, assolutamente, io sono gestisco dall'alto l'attività, ma poi c'è mia moglie Paola che si occupa, tiene tutti i rapporti con i nostri fornitori inglesi, oltre che occuparsi di tutta l'amministrazione dei pagamenti con i clienti. Abbiamo una ragazza che si occupa della parte commerciale, certo. Quindi che accoglie i nostri clienti in showroom. Sì, assolutamente. Allora, diciamo che i consigli che noi diamo, che dispensiamo molte volte sono pochi, perché è un divano talmente importante e protagonista che fa tutto da sé, da no? Sé. Si colloca davvero molto bene un po' in tutti gli ambienti. Mm-hmm. Ultimamente è molto richiesto, perché con l'avvento comunque dell'industrial, di questi ambienti, certo, davvero minimalisti e moderni, il Chesterfield, diciamo, ne esce fuori davvero da protagonista, no? Proprio con la sua importanza di lavorazione, di colori, di tipologia di divano. E poi per fortuna il concept anche dell'arredamento è cambiato, perché viviamo i nostri spazi quotidiani, casalinghi, in maniera differente, e li arrediamo anche in maniera differente. Per certo. Fortuna ci siamo un po' divincolati da quello standard che era la cucina fatta così, esatto, preimpostata, il soggiorno fatto in questo modo, quindi abbiamo veramente rivoluzionato il concept del design. Sì, forse godiamo un po' di ma più. Ma sì, del bello. Diciamo che concepiamo casa in modo assolutamente diverso, no? Basta pensare, sì, a come sono cambiate le dimensioni delle case. Esatto. No? Una volta c'erano queste case enormi con questi bagni giganteschi, no? Ora diciamo molte volte era tutto rapportato, era tutto molto grande, ora le dimensioni sono diminuite. E soprattutto, diciamo, le coppie giovani danno più spazio al salotto, no, rispetto ad una zona giorno cucina tinello, e quindi ma si valorizza anche un po' tanto lo spazio, nel senso che si valuta bene anche l'oggetto da mettere, no? Certo. Quello che sì.
cioè c'è una cernita diversa, sì, una scelta pochi diversa. Pezzi ma giusti, esatto, pochi ma, pezzi giusti. Ma giusti che ti facciano vivere nel tuo stile, con la tua personalità, sì. Per fortuna insomma questo è un po' cambiato, io sono contenta in realtà perché mi piace un po' di più questa idea, sì, di sì, vivere sì. Anche un oggetto bello, certo, no? Beh, ma poi c'è comunque c'è la cultura ormai del mischiare, no? Il famoso mix and match, no? Certo, assolutamente. Quindi allontaniamoci un po' dalla credenza della mamma dove esponeva, o della nonna dove esponeva i piatti belli che non si usavano mai. Sì, o della mamma che acquistava il divano e poi metteva su un copridivano per non rovinarlo. Aiuto. Comunque io dico sempre che le cose sono fatte per essere usate, se sono belle ancora meglio. Ma infatti una delle caratteristiche del divano Chesterfield è che più è vissuto e più acquista bellezza. Certo, un po' come il brand invecchiato. Esattamente. Allora Francesco, andiamo a dare un po' di contatti, no? Così vi veniamo a trovare. Ricordiamo Borgo Podgora Latina, esatto. Che è la geolocalizzazione del vostro showroom, ma vi possiamo comunque seguire su Facebook Emporio Chesterfield, sito web www.emporiochesterfield.it, che è anche e-commerce, sì, ci dicevi. È anche e-commerce. E questo è molto importante perché è la nuova frontiera dello shopping, dell'acquisto. Certo. Ed è più semplice scoprire, secondo me, novità e avvicinarci a qualcosa di originale che magari ci ha sempre affascinato, ma magari entrare poi in un negozio e andarlo effettivamente a guardare ci spaventava anche un pochino. Diciamo che noi l'e-commerce l'abbiamo concepito un po' anche per dare tante informazioni complete al nostro cliente, no? Quindi molti clienti cosa fanno? Visitano il nostro sito e-commerce, hanno un ventaglio di informazioni completo, dopodiché magari ci contattano direttamente e fanno un acquisto sì online ma direttamente con noi, seguiti da noi, non per forza sul nostro e-commerce, perché l'e-commerce ha inevitabilmente il pagamento anticipato, ma comunque con degli accordi diretti con noi che magari li, tra virgolette, li tutelano e li rassicurano piuttosto che fare l'acquisto secco del divano sul nostro e-commerce. Va bene, comunque tutto alla fine si risolve con l'acquisto di un oggetto meraviglioso e sì. Ovviamente eterno. Esatto, e soprattutto sponsorizzato da chi se ne intende. Certo. E questo secondo me è la garanzia, oltre all'etichetta cucita, è la garanzia migliore. Emporio_Chesterfield è il vostro profilo Instagram, quindi sì. Andiamo proprio a guardare a tutto tondo le vostre finestre affacciate al web. Io ringrazio Francesco Bao e insomma invito ovviamente i radioascoltatori a venire a provare il Chesterfield perché non è male come idea. Grazie davvero per essere stato qui ai nostri microfoni. Grazie anche a te, gentilissimo. Ciao, a presto. Live Social.